Buonasera, credo che sia iniziata adesso la diretta, non so se sta registrando, fatemi andare a vedere mentre arriva qualcuno, sempre che arrivi qualcuno. E stasera volevo parlare di Schelling in relazione con Goethe, ma non soltanto, visto che insomma è un po' di tempo che non ci vediamo. E quindi di conseguenza volevo raccontarvi un po' di cose e soprattutto volevo parlarvi di Sitra Ara. Sì, che cos'è Sitra Ara? È un evento che si terrà la prossima settimana a Lecco presso la Villa del Cigno, dove si incontreranno i principali esponenti della Via Sinistra Internazionale. Avete capito bene, qui in Italia, da tutto il mondo. E io e i ragazzi di Ordo Adamanti Sacri e altre persone come Kurt Rummel del Global Order of Satan hanno collaborato con me alla creazione di questo evento, che in un certo senso vi dirò, stiamo cominciando a renderci conto delle proporzioni di quello che abbiamo creato soltanto in questi ultimi giorni. E credo che sia una cosa veramente bella e grande. Ora, non vuole essere questo un discorso autocelebrativo, il tipo, ah, come siamo fighi e che cosa siamo riusciti a fare. No, di questo ne vediamo anche troppo tutti i giorni su internet e ovunque. Non è questo. Se vi parlo delle mie emozioni riguardo a questo evento, è perché vorrei che continuasse, che fosse un inizio in questo paese, che continuasse con me, dopo di me, in una spirale di crescita, perché è la prima volta nella storia ed è la prima volta nel mio paese che da tutto il mondo, da Latino America, dagli Stati Uniti, da tutta l'Europa, dalla Svezia, dalla Spagna, dalla Germania, così tante persone arrivano per parlare di un argomento così scomodo come il luciferismo, il satanismo e tutta la corrente draconiana, tutte le varie sfaccettature della via sinistra. E questo è molto emozionante, vorrei che continuasse, che crescesse. In realtà sta già crescendo, perché ci sarà un altro evento in Spagna il 2 di luglio e si parla di un altro evento a dicembre in Messico. E si parla di un mondo che continua, che cresce vertiginosamente a una velocità che non mi aspettavo, il nostro piccolo mondo che diventa ogni giorno più grande, più visibile. Vorrei che continuasse con me e dopo di me, perché questa è la via sinistra che magari avevo intravisto nel 2006 o nel 2004 qui in Italia, anche se non abitavo qui, e che vorrei continuare a vedere dopo, e a partire da adesso, cioè qualcosa fatto di una via, un percorso fatto di fatti e cose concrete, non soltanto parole, di avvenimenti, di persone che si incontrano, che scambiano idee, che esistono nel mondo reale, non soltanto su internet, che influiscono su questa società con le loro idee, che quindi hanno un peso in quanto individui, in quanto persone, non soltanto in quanto personaggi. E questo per me è questa riflessione estemporanea, mentre aspettiamo che arrivi qualcuno, non ho controllato se c'è qualcuno oppure no, mi preme specialmente in questo momento, perché appunto mi rendo conto di quanto unendo le forze si possa riuscire a fare, a creare, e il peso che si può riuscire a avere. 6 anni fa scrivevo al mio mentore, che ero tornata nel mio paese, che ero preoccupata, angosciata dal fatto che per me aveva un grandissimo passato, un futuro incerto e un presente quasi indescrivibile, ma soprattutto un futuro incerto. E invece no. Nel mio settore, nel mio piccolo mondo, perché non faccio il politico, sono traduttrice e organizzatrice e altre cose,
Ma non sono un politico, vorrei che questo paese avesse un grande futuro, oltre che un grande passato. E per ottenere questo, anche nel piccolo mondo dell'esoterismo, è necessario sporcarsi le mani e lavorare molto, mettersi in gioco fino alla fine. E non ho avuto paura e non ho paura di farlo in futuro, continuerò a farlo e spero che lo facciate anche voi. Quelli che incontrerò nei prossimi giorni e quelli che magari incontrerò in futuro o forse non incontrerò mai. E, per renderlo reale, vero, concreto, non soltanto qualcosa che si fraintende e che si interpreta male, che si sfrutta per motivi commerciali molto spesso nei mezzi di comunicazione di massa mainstream, come una specie di capro espiatorio. Per evitare tutto questo, il modo migliore è sbattere in faccia la realtà delle cose al mondo. Realtà delle persone che hanno, per esempio, costruito Sidrara, che sono molto, molto più interessanti da scoprire dello stereotipo medio che si dà del satanista, del draconiano, del praticante della via sinistra, in generale di quello che la gente pensa. Quindi venite e scoprite di che si tratta e vedrete che è molto lontano da quello che si può pensare. E scrivevo appunto questo. Ma in parte ho realizzato il mio sogno perché il seme, in qualche modo, anche grazie a voi, è stato gettato. Abbiamo modo di costruire altri momenti di incontro e altri luoghi concreti dove la via sinistra, che segue questa filosofia, in certi casi culto, può svilupparsi, crescere, intercambiare idee. E adesso basta perché eravate qui per Schelling e per Goethe, se non mi sbaglio. Quanta gente c'è qui, vediamo un attimo. Allora, buonasera Alessandro. Ciao Matteo, come sto? Sto bene, direi bene, un po' affamata perché non ho fatto in tempo a cenare. E quindi sto con voi e cenerò più tardi. Ho delle giornate molto impegnative in questi ultimi tempi, anche per questo che ci vedremo meno. Le dirette la settimana prossima ovviamente saranno interrotte perché sarò in giro, sarò appunto all'Eco e una serie di altri appuntamenti, escluso il 20 sera, dove ci vedremo, però parlando più che altro di musica, ma anche di esoterismo, con i ragazzi del Calice Nero, che è un programma di musica underground, black metal generalmente, ma anche dark ambient e diciamo così legata agli aspetti del lato oscuro dell'altro lato, no? Questo in relazione ad un lavoro che ho fatto con Actaia, ossia con Michael W. Ford, che è In Air and Fever and Frost. Nelle sue mani il freddo e il gelo, che uscirà con Dark Adversary e che potrete già trovare online. Parleremo di questo, ma anche di molto altro il 20. Lo troverete annunciato qui sulla mia bacheca, ma comunque anche verrà pubblicizzato da Ecate Edizioni e via discorrendo. In quell'occasione parleremo un poco più dell'aspetto musicale creativo del percorso, ma anche del percorso stesso, perché abbiamo fatto già un'intervista la settimana scorsa dove abbiamo toccato varie tematiche. E chi altro c'è? Elisa, sì, beh, anch'io sono molto entusiasta, anche dall'Olanda, sì, da tutta l'Europa e da tutto il mondo. Pensate, ci sono delle persone che sono partite ieri dal Perù per arrivare da noi in Italia e questo è così emozionante, un viaggio che dura giorni e giorni per arrivare da noi e questo è incredibile, 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 incredibile. Sono le mie, il lavoro che è stato fatto supera ampiamente quelle che erano le mie aspettative iniziali e sono sorpresa e incredula di quello che sta accadendo in realtà, fino a prova contraria. E buonasera Giuseppe, Uela. Allora. Ah, eccoci qua. Ciao Yuri.
Sì, del Liber Null parleremo non questa settimana, perché appunto c'è Sitrara, quella dopo, il giovedì dopo. C'è un piccolo break, sempre quando, sì, giovedì dopo ce la facciamo, anche se sarò in Spagna, perché il 2 di luglio ci sarà un altro incontro, sempre della Via Sinistra, in Spagna, a cui parteciperò. Però prima, la settimana prima, credo di riuscire a fare la diretta sul Liber Null. Il giovedì, suppongo. Comunque sarete avvisati, vi avviserò. E ciao Ben, come va l'italiano? Tra un po' Ben parla italiano meglio di me. Questo mi inquieta. Mi piace che ci siano persone che imparano la nostra lingua e che magari si sforzano per capire quello che dico in queste dirette. E bene, e niente, andiamo a parlare brevemente di Schelling e di Goethe, del romanticismo tedesco. Per quanto non sono qui a darvi lezioni, vogliono essere piccoli promemoria, piccoli approfondimenti, piccole divagazioni e digressioni di filosofia, che è una materia che amo molto. Ma ci sono, come spesso sottolineo anche sul canale YouTube, delle persone che fanno questo molto 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 bene, e se poi volete posso segnalarvele anche su YouTube proprio come piattaforma, oltre alle indicazioni bibliografiche su cui studio durante tutta la settimana per poter fare queste dirette. Oltre ai libri ci sono anche dei canali di approfondimento molto buoni. Questi vogliono essere soltanto spunti, momenti, occasioni per ritrovarsi e parlare. In questo caso, di chi ha influenzato è stato contemporaneo di Goethe, abbiamo parlato del Faust in un'altra diretta, e di quanto anche sia importante all'interno della Via Sinistra come momento di ispirazione, di quanto possa essere a fonte di ispirazione la sua lettura per l'iniziato, perché l'ispirazione per la propria iniziazione si può incontrare nella natura stessa, nella meditazione, nella letteratura, nella psicologia, nella filosofia, nelle scienze, in qualsiasi forma di espressione umana, e può arricchirci dandoci la possibilità di sviluppare un proprio pensiero personale a partire magari da quello di un'altra persona vissuta precedentemente a noi, o semplicemente come interesse intellettuale per capire quali sono le radici di quello che andiamo a trattare. Ora direte voi, che cosa c'entrano i principali degli studiosi, dei filosofi, che in realtà sono considerati teorici, teologi legati al cristianesimo? Beh, all'interno di quella che sono i prodromi del romanticismo. Come spiegavo, secondo me, nella mia opinione, se cambiamo l'idea di Dio con quella di divino, l'anello romantico al divino è molto anche tipico, l'andare oltre se stessi, la ricerca del superamento dell'umano per andare oltre, verso l'oltre uomo, soprattutto nella filosofia tedesca e nel romanticismo tedesco, risuona molto con le spiritualità della Via Sinistra, nonostante appunto a questi pensatori sia stata ed è attribuito molto della teologia cristiana, di questo parleremo anche in seguito. Se intercambiamo il termine con divino, quest'anelo verso l'infinito, verso l'oltre, che nel caso della Via Sinistra è rivolto a se stessi, andare oltre se stessi per tornare a se stessi come divinità di se stessi, che è solo una possibilità, attenzione, ci sono altre vie che comunque contemplano l'idea di qualcosa oltre a sé, anche di una spiritualità più, se vogliamo, in un certo senso meno legata a quella che io definisco come via sinistra in sé, ma che comunque ne conserva le caratteristiche e le metodologie superficiali, diciamo così, legati all'oscurità, alla ricerca all'interno delle radici dell'albero, alcune le chiamerebbero dell'altro lato. E anche se queste vie puntano alla dissoluzione, mentre invece la via sinistra, nella mia definizione e per definizione, mira alla cristallizzazione del vero io e quindi al perpetuarsi
della propria coscienza oltre la morte. Però stiamo divagando ancora, non voglio che questa diretta sia molto lunga. Quindi cominciamo con il nostro riassuntino su Schelling e su Goethe, che è quello per cui, perché mi fa piacere anche, faccio questa piccola diretta. Vediamo un po' chi era Friedrich Wilhelm. Oh, attenzione, c'è qualcuno che dice qualcosa. Ok, tutto a posto, grazie. Scusate, ogni tanto devo interrompere il bello della diretta. Dicevamo che Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, il mio tedesco è tremendo, nacque a Lemberg il 21 gennaio del 1773 e a 16 anni entrò nel seminario teologico di Tubinga. In questa città si legò in amicizia con Hölderlin e con Hegel, che avrà un ruolo fondamentale in tutta la sua vita, un rapporto di amore e odio in un certo senso. Schelling era il più giovane di loro di 5 anni circa. In seguito studiò matematica e scienze naturali a Lipsia e per un certo periodo abitò anche a Vienna, dove appunto seguì le lezioni di un altro filosofo di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, che è fondamentale nella sua evoluzione, che è Fichte. Nel 1798, a 23 anni, Schelling fu con l'appoggio appunto di Goethe, e qui c'è la prima interazione tra i due, no nominato coadiutore di Fichte a Jena. E l'anno dopo, in seguito alle dimissioni di Fichte, subentra al suo posto. E qui la famosa frase di cui vi parlavo la settimana scorsa: un astro cade ed un altro, vediamo, sorgerne un altro di Goethe. A Jena visse gli anni più fecondi della sua vita ed ebbe contatti culturali proprio con i romantici, tra cui Schlegel e Tieck Novalis, e proprio in queste circostanze sposò Caroline Schlegel nel 1803. E dopo che ebbe divorziato dal marito, Caroline si unì appunto a Schilling. In seguito Schilling passò a insegnare a Würzburg nel 1803, dove rimase fino al 1806, anno in cui, essendo la città stata assegnata a un principe austriaco, il soggiorno dei professori protestanti all'università divenne impossibile. Quindi si recò a Monaco, dove divenne segretario dell'Accademia di Belle Arti e in seguito segretario della classe filosofica dell'Accademia delle Scienze. È qui, in questo momento, che c'è una svolta fondamentale all'interno della vita di Schelling, perché si rompe l'amicizia con Hegel. Perché era stato attaccato da lui nella prefazione della Fenomenologia dello Spirito, scritta pubblicata nel 1807. Schelling inizia un percorso sofferto, probabilmente sì, sofferto, all'interno della sua vita, durante il quale assiste amareggiato al suo trionfo, che segna anche il declino della sua fortuna, della fortuna di Schelling e del trionfo di Hegel. A Monaco vive in quel periodo isolato in un mondo quasi oscuro e si lega in amicizia con il naturalista teosofo Bader, che attira la sua attenzione sull'opera di Jacopo Heine. Ora però nel 1809 Caroline muore. E 3 anni dopo si sposa con la figliola di un'amica di lei, e nel 1820 Schelling ritorna poi all'insegnamento a Erlangen, mentre nel 1827 passa a insegnare a Monaco, dove rimane fino al 1841. E in quest'anno viene chiamato, paradossalmente, scherzi del destino, a succedere a Hegel nella cattedra di Berlino. Capita e diviene in qualche modo fautore, capo
inizia a capitanare in un certo senso la reazione contro l'hegelismo che si andava profilando in quel periodo in Germania. E nel 1847 smise di tenere i suoi corsi pubblici, per poi il 20 agosto del 1854 terminare la sua esistenza a Ragaz in Svizzera, dove si era recato per motivi di salute, di cura. Ora, ci sarebbe moltissimo da dire riguardo alla filosofia e al pensiero di Schelling, però questo vuole essere soltanto un invito da parte mia, e ad approfondire, a riapprofondire quello che magari avete già studiato dal liceo o all'università. Solo ricordarvi che l'interesse dominante di Schelling è rivolto alla natura e all'arte e in seguito al problema metafisico-religioso e si situa tra il soggettivismo assoluto di Fichte e il razionalismo assoluto di Hegel. La speculazione di Schelling ha dovuto combattere su due fronti, in un certo senso, e accettando lo stesso principio dell'infinità che è la base dell'uno e dell'altro, ha dovuto tentare di garantire a questo principio un carattere di oggettività o di realtà capace di renderlo adatto a spiegare il mondo della natura e dell'arte. Ora, in un secondo tempo si osserva, osserverete se volete studiare la sua filosofia, una svolta religiosa, che fa sì che prenda ancora più le distanze dai presupposti panlogistici e immanentistici dell'hegelismo, pervenendo ad un nuovo tipo di filosofia. E potremmo appunto parlare per ore della filosofia di Schelling, che vi consiglio indubbiamente di approfondire, ma ci limiteremo, per quello che è lo scopo di questo video anche, ad illustrare quali sono state le conseguenze del pensiero sulla natura, sull'arte e sulla religione di questo filosofo nella storia della filosofia moderna. Ora, vediamo se qualcuno dice qualcosa, perché io so qui che blatero e bla 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 bla. Buonasera Simone. Sì, Yuri, Drauga arriva a Milano, aspetta, arriva a Milano lunedì. E la tua copia verrà religiosamente messa da parte. Esatto, l'effenpad, la via sinistra, bene. Non lo traduco via della mano sinistra perché è un errore di traduzione, anche se è diventato di uso popolare, di uso comune, no? Tutti diciamo, beh, il sentiero della mano sinistra per anni è stato detto così, però in realtà sarebbe il sentiero a sinistra, della mano sinistra suona talmente male, quindi della via sinistra, via sinistra, a me personalmente suona meglio, ma l'importante è capirsi, no? In un certo senso. Ho iniziato 4-5 anni fa a utilizzare il termine via sinistra invece che via della mano sinistra. Anche se ci sono delle interessanti riflessioni di qualche autore riguardo all'uso dell'emisfero corrispondente del cervello, dei mancini, eccetera, eccetera, ma questo è un altro argomento. E siamo completamente usciti fuori dal seminato, nel senso che stavamo parlando delle conseguenze di Schelling. Delle conseguenze di Schelling, che fu un genio precoce. Ricordiamoci che fu docente universitario a soli 24 anni e autore del sistema dell'idealismo trascendentale a solo 25 anni. Schelling ottiene un immediato ascolto e influenza presso i suoi contemporanei e giunge ben presto a oscurare la gloria dello stesso Fichte di cui seguiva le lezioni. E come abbiamo detto nello scorso video su Fichte, è famosa appunto la frase che vi ho detto di Goethe: su un astro che tramonta è un nuovo astro che sorge. Ora, infatti, il gruppo dei fratelli Schlegel, dopo il fallimento delle speranze suscitate da Fichte, che appunto non riusciva a ricoprire questo ruolo di filosofo dei romantici, di cui abbiamo parlato la volta scorsa,
nel video precedente, si rivolge proprio a Schelling come filosofo capace di interpretare le esigenze della nuova cultura romantica. E in effetti Schelling è stato il filosofo più congeniale con lo spirito dei romantici, il suo sentimento della natura, la sua visione estetica dell'universo e più tardi il suo orientamento religioso hanno segnato le tappe successive dell'evoluzione romantica. Però anche nel suo caso, tuttavia, anche Schelling decade in fretta dal suo trono culturale. Perché in astiosa polemica con Fichte da una parte, che era il suo antico maestro, e in rapporto sempre più freddi con gli stessi romantici, Schelling assiste a sua volta all'irrefrenabile ascesa di Hegel, suo antico, come abbiamo detto, collaboratore e seguace, e ne subisce anche le critiche filosofiche al proprio concetto dell'assoluto come sintesi indifferenziata di spirito e natura. Comincia allora un nuovo periodo dell'esistenza di Schelling, marcato proprio dall'ascesa di Hegel, che pur continuando a studiare, a scrivere, pubblica pochissimo, vivendo per circa 5 anni isolato, completamente sopraffatto dai successi e dal potere culturale di Hegel. È soltanto nel 1841 che l'ormai vecchio filosofo, appunto, viene chiamato ad insegnare a Berlino sulla cattedra di Hegel, che era già morto 10 anni prima, e torna di nuovo a fare la sua comparsa nel mondo intellettuale tedesco, suscitando sul momento un estremo interesse. Tant'è vero che alle sue lezioni assistono nomi celebri e destinati ben presto a divenirlo, come per esempio Strauss, Savigny, Michelet, Feuerbach, Kierkegaard, Engel, Bakunin e via discorrendo. Ma ancora una volta questa fortuna, questa gloria di Schelling è piuttosto effimera e non priva di amarezze. E il filosofo esce umanamente ed intellettualmente deluso anche da quest'ultima esperienza. Sul piano culturale, Schelling subisce una serie di attacchi concentrici. A parte le stroncature di Herbart e di Schopenhauer, che Schopenhauer parla addirittura di delirio, oppure degli scienziati che respingono gli elementi fantastici della sua filosofia della natura, Schelling viene duramente criticato dalla sinistra hegeliana, da Feuerbach, che scorge in Schelling un pensatore di vecchia mentalità idealistico-teologica, soltanto truccato, mascherato da filosofo realista e naturalista. Proprio nell'essenza del cristianesimo nel 1842, bolla il suo sistema come una filosofia del cattivo sapere. Ora, Engel, in Schelling und Engel, nel 1841, ne sottolinea le tendenze, sottolinea anche la polemica antisoggettivista, ma lo ritiene inferiore a Hegel, disprezzandolo come Marx, disprezzando quell'irrazionalismo misticheggiante, come lo definisce, e le sue tendenze politiche reazionarie. D'altra parte, da parte sua, Kierkegaard, pur rilevando la sottolineatura schlegeliana del momento dell'esistenza nei confronti di quello dell'essenza, e pur ringraziando il filosofo per aver tornato ad usare il termine realtà, lo accusa di chiacchierare insopportabilmente con le sue stesse parole, di non pervenire alla singolarità concreta dell'uomo, dell'individuo. E dopo la sua morte, nel 1854, Schelling torna nell'ombra e i grandi storici tedeschi della filosofia, come Rosenkranz, Fischer, Zell, Rennmann, procedono a imbalsamare, se vogliamo, il suo sistema nella storia del pensiero, interpretandolo tuttavia, ironia della sorte, sulla falsariga delle lezioni della storia della filosofia dell'odiato Hegel, il quale aveva fatto dell'idealismo oggettivo di Schelling il superatore dell'idealismo soggettivo di Fichte e il superato del proprio idealismo assoluto. In altre parole, con questo tipo di storiografia inizialmente si afferma quell'immagine di Schelling come un ponte verso Hegel, che troverà la sua manifestazione più esasperata nel Von Kant bis Hegel, che è del 1921-1924 di Richard Cronin.
Ora, parallelamente a questo tipo di operazione, si ha privilegiare pressoché esclusivo del primo shelling e quella discriminazione dell'ultimo shelling, che avrebbe pesato a lungo sulla cultura europea, invece sostanzialmente ferma l'immagine delineata da Hegel e dagli hegeliani, accettata e diffusa poi anche nel nostro paese da Bernardo Spaventa. Voi troverete tutto questo nella bibliografia o nelle indicazioni bibliografiche. Ora, questo non significa tuttavia, come si è detto finora, che la filosofia dell'ultimo Schelling nell'Ottocento sia stata completamente priva di considerazione e di influenze. Infatti la presenza dell'ultimo Schelling appare determinante nel teismo, per esempio, speculativo tedesco, fino a Christian Weiss, per esempio, che si rapporta come Fichte adesso in funzione anti-hegeliana e anti-immanentistica. E ci sono influenze e suggestioni dell'ultimo Schelling che si ritrovano nello spiritualismo francese ed europeo, lungo la linea di Secretan fino ad arrivare a Bergson. Sempre per quanto riguarda l'Ottocento, l'ultimo Schelling risulta presente soprattutto nei temi della volontà e dell'inconscio, anche in Eduard von Hartmann, che contribuisce ad una lettura storiografica del suo pensiero, svincolata dagli schemi interpretativi hegeliani, che condizioneranno l'interpretazione della filosofia soltanto fino al Novecento, e soltanto nel Novecento, e precisamente con l'esistenzialismo, che abbiamo una vera e propria Schelling Renaissance, un rinascimento di Schelling, un ritorno di interesse verso la sua opera, che si accompagna a un dibattito circa il rapporto fra idealismo classico tedesco e le prospettive cristiane, e circa il carattere esistenzialista della filosofia schellingiana. Ora, vi ricordo che possiamo anche reinterpretare il termine Dio come divino, e questo ci dà tutta un'altra prospettiva. Comunque, fra gli interventi più rilevanti di questo capitolo novecentesco della fortuna culturale di Schelling, che ha segnato un nuovo interesse per le speculazioni della sua seconda fase più metafisica e religiosa del suo pensiero, ci sono quelle da citare di Karl Jaspers, autore di un grosso volume sul filosofo, e di Gabriel Marcel, che ha visto nell'ultimo Schelling un anticipatore dei temi heideggeriani ed esistenzialistici, se vogliamo. Ora, l'immagine di Schelling come preesistenzialista è stata invece contestata da altri studiosi, che hanno considerato l'esperienza speculativa schellingiana irriducibile alla linea della Existenzfilosophie kierkegaardiana e novecentesca. Nel frattempo, l'influenza di Schelling si è estesa anche a quelle correnti di pensiero teologico, ad esempio di Paul Tillich, che hanno cercato di ripensare la realtà del divino secondo schemi diversi dalla teologia tradizionale. E mentre invece, d'altra parte, in campo marxista, sebbene Lukács, nella Distruzione della ragione del 1955, abbia fatto di Schelling il padre dell'irrazionalismo contemporaneo e l'espressione ideologica della reazione feudale e antiborghese, non sono mancati pensatori come ad esempio Ernest Bloch, più sensibile alle istanze del suo complesso e multiforme filosofare, che in ogni caso dal dopoguerra ai giorni nostri ha visto un aumento dell'attenzione per l'ultimo Schelling, lo Schelling metafisico, lo Schelling religioso, è andato progressivamente aumentando, al punto che questo interesse ha finito per oscurare addirittura la considerazione per il primo Schelling. E questo capovolgimento radicale di prospettiva è tuttora in corso, e ha fatto sì che l'antica immagine del filosofo come momento di transizione verso Hegel, che è stata un po' la sua condanna,
sia subentrata una nuova figura di Schelling come pensatore del dopo Hegel. Io spero di non avervi annoiato più di tanto. Vediamo se qualcun altro ha detto qualcosa. No, non credo. E questo, beh, questo il mio invito alla lettura di Schelling è terminato con questo piccolo riassuntino che vi invita ad approfondire sia il primo che il secondo Schelling. Seppure appunto legato al cristianesimo, classicamente legato al cristianesimo, perché in realtà quando si parla di divino, non solo si deve conoscere ciò che si crede, ciò che si pensa contestare, ma quando si parla di divino, noi i primi a dover si allontanare dall'idea che esiste solo una possibilità di divino, siamo proprio noi stessi. E niente, vi ringrazio per avermi sopportato fino adesso e spero di vedervi a Sitrara. E se così non fosse, ci vediamo la settimana dopo, se riesco, spero di riuscire, per parlare del Liber Roll. E vi saluto e vi auguro buona serata. Grazie a tutti.